Andrea Prangel, Erbolario Franchising, Bologna Assemblea di Asso Franchising, la 10ª conferenza nazionale, anche voi siete presenti oggi perché è importante essere qui e come Erbolario Franchising insomma avete qualcosa da dire. Ma soprattutto è un momento di confronto interessantissimo con i colleghi di tutte le catene che in Italia consentono a questo settore di progredire anche in questi momenti di crisi. Voi come franchising, quindi Erbolario Franchising, in che modo vi approcciate sul territorio e come è cambiato il vostro modo di lavorare in questi anni? Ci stiamo sicuramente orientando molto di più alla vendita retail, noi veniamo da un'esperienza di wholesale e stiamo sviluppando sempre di più il canale franchising, che è quello che ci consente di avere ancora uno sviluppo di fatturato sul mercato italiano. Oltre al franchising si è parlato anche di nuove tecnologie, sono importanti anche per voi e quanto vi assorbono nella gestione del sistema? Ma allora, non siamo ancora presenti sul canale di e-commerce, anche se prevediamo che in futuro lo saremo. E sicuramente sono tecnologie che hanno un'importanza crescente per la gestione della comunicazione della catena. È un momento, l'ha detto anche il Presidente nell'intervento iniziale, non facile per l'economia e il commercio. Il franchising però è un settore che nonostante i tempi e la crisi riesce ad andare avanti e lo fa con un ritmo abbastanza sostenuto. Ma la nostra catena fortunatamente sta crescendo, ha un like for like positivo al termine del primo semestre, chiudiamo in maniera veramente positiva come non accadeva da qualche anno.